dobbiamo completare la dimostrazione della proposizione di ieri. Dobbiamo dimostrare che il punto 3 implica il punto 1. Per cosa discende? Integrale omega su t è uguale all'integrale di omega su x se fi di at in e dalla n si di ct in e dalla n sono due curve di classe C1 a tratti tali che φ di A è uguale a C di C, φ di B è uguale a C. Cioè, due curve partono dallo stesso punto e arrivano allo stesso punto. Dobbiamo sapere che questo implica il punto 1, omega è esatta. D'accordo? Grazie, cosa vuol dire che omega è esatta? Che esiste una funzione differenziale f. Scusate ragazzi, questa è esiste una funzione differenziabile definita in A e ha valori in R tale che la derivata di f rispetto a x con 1 è uguale al primo coefficiente della forma differenziale a con 1, la derivata di f rispetto a x con n è uguale all'ennesimo coefficiente alla con n all'ennesimo coefficiente della forma differenziale. Allora, facciamo una dimostrazione per semplificare i conti nel caso n uguale 2. Quindi la nostra forma differenziale omega, chiamiamo a di x y di x più b x y di y, d'accordo? Indichiamo con a e b i due coefficienti e con x e y le variabili in R4. Ragazzi, per dimostrare che è esatta dobbiamo costruirci una primitiva. Allora, consideriamo la seguente funzione. Questo è un insieme A che ricordiamo che è connesso a. Fissiamo un punto x con 0 più y con 0 appartenente ad A. E definiamo f nel modo seguente: f ad x e y appartenenti ad A associa l'integrale di omega su gamma, dove chi è gamma? Gamma curva che a chi appartenente all'intervallo chiamiamolo B. Valori in A, quindi una curva in A di classe C1 a tratti tale che gamma di A è uguale al punto x con 0 e y con 0 il gamma di b sono al punto di
E cosa sto facendo, ragazzi? Prendiamoci un punto x, y, qualsiasi no. Questo è questo punto x, y. D'accordo? Voglio definire, come definisco la funzione f, la funzione f definita in A. Quanto vale f il punto x, y? Prendo una curva c1 a tratti che mi collega il punto x con 0, y con 0 con il punto x, y. D'accordo? E definisco f di x, y uguale integrale di omega su tale curva. Questa è la mia curva gamma. Ragazzi, per vedere se questa definizione è ben data, dobbiamo rispondere a due quesiti. Primo quesito. Io ho detto sia gamma una curva di classe c1 a tratti con sostegno contenuta in A, tale che gamma di A è uguale a x con 0, non guardare gamma di B è uguale a x, y. Ma chi ci assicura che esiste una tale curva? Potrebbe non esiste una tale curva. Se una tale curva non esistesse, questa definizione non avrebbe senso. Cioè, fissare il punto x con 0, y con 0, il punto x, y, riesco a trovare una curva di classe c1 a tratti che all'istante iniziale sia il punto x con 0, il punto y con 0, all'istante finale sia il punto x, y, che se non riesco a trovare, la definizione non ha senso. Domande, riesco a trovarla? Eh? Perché? Perché, chi l'ha detto? Perché A è connesso? A è un aperto connesso. Qual è la definizione di aperto connesso? Che comunque avendo due punti riesco a trovare una poligonale che unisce i due punti. Comunque avendo questo punto e questo punto riesco a trovare una poligonale che unisce i due punti contenuta, il cui sostegno è contenuta in A. Ma una poligonale è un caso particolare di curva C1 a tratti. D'accordo? Quindi qui adesso quello che ho scritto fa senso. Però c'è un'altra domanda che mi pongo adesso. Sicuramente esiste quindi almeno una curva, perché insieme è connesso. Però non vedete la curva sia unica, esisteranno infinite di curve. D'accordo? Allora, per esempio, esiste questa, posso pigliarmi questa qui, e tante altre esisteranno. Allora, se questa è gamma, l'integrale lungo questa curva avrà un certo valore. Se prendo quest'altra curva di sopra, l'integrale dovrebbe avere un altro valore. L'integrale lungo questa curva. Se prendo quest'altra, l'integrale dovrebbe assumere un altro valore lungo questa curva. E allora che succede? La mia definizione di f nel punto x, y dipende dalla curva che ho scelto per collegare il punto x con 0, y con 0 con il punto x, y. Se così fosse, la mia definizione non sarebbe ben posta, perché cambiando la curva cambia il valore di x, y, no? E allora quanto vale f di x, y lo saprei. Allora, cosa si può obiettare a questa osservazione? Dipende dal punto iniziale, sul nominale. E perché? Eh no, non vogliamo dimostrare che è conservativa, è quello che vogliamo dimostrare noi. Perché sta città va avanti? Perché? Quali sono le nostre ipotesi, ragazzi? Le ipotesi sono, queste sono le ipotesi, pensiamo all'ipotesi 3, che se ho due curve, φ e ψ, entrambe con sostegno in A, di classe C1 a tratti, che partono dallo stesso punto e arrivano allo stesso punto, l'integrale sulle due curve è uguale. Allora, in base a questa ipotesi, la definizione che ho data è ben posta. Perché? O prendo la curva di sopra, o prendo la curva centrale, o prendo quella di sotto. L'integrale lungo queste curve è sempre lo stesso, il risultato che ottengo è sempre lo stesso, quindi questa definizione è ben posta. D'accordo? Chiaro a questo punto? Va bene, ragazzi, questa funzione è la candidata ad essere la primitiva di f di omega. Quindi cosa dovremmo dimostrare? Due cose: che è differenziabile e che le derivate per la derivata parziale di f rispetto a x con i sia uguale ad a con i. Se faremo vedere la seconda cosa, faremo vedere automaticamente anche f differenziabile. Allora,
calcoliamoci la derivata parziale, facciamo vedere che la funzione f ammette la derivata parziale del punto xy, d'accordo? E facciamo vedere che è proprio uguale la derivata parziale, per esempio, rispetto a x, e facciamo vedere che è uguale al coefficiente a. In analogo modo si fa vedere che la derivata parziale di f rispetto a y esiste ed è uguale a b. Come si calcola la derivata parziale del punto x? Devo fare il rapporto incrementale f di x più a y meno f di x y fratto a, questo è il limite. Se questo limite esiste e finito, questa sarà la derivata parziale di f rispetto a x nel punto x y. Ragazzi, diamo il caso in cui h è positivo, se h è negativo sono allo stesso modo, si ragiona. Scusate, cancello un po'. Allora, questo è il mio punto fissato x con 0 y con 0. Questo è il punto xy. Cosa devo fare? Devo calcolarmi la f nel punto x più hy, la f nel punto xy fa la differenza di dividere per h. Allora, iniziamoci a calcolare, vediamo un po' dove sta x più hy. Abbiamo preso h positivo, quindi qua sarà x più hy, d'accordo? Sta alla stessa altezza del punto xy, questa distanza h. Allora, vediamo un po'. Calcoliamoci f di xy. Come calcolo f di xy? Mi prendo una curva c1 a tratti che all'istante iniziale sia nel punto x con 0 y con 0 e all'istante finale sia nel punto xy. Questa è la mia curva, d'accordo? Poi questa f di xy è l'integrale di omega su questa curva. Adesso voglio calcolarmi f di x più h di y. Cosa devo fare? Devo prendermi una curva che parte dal punto x con 0 y con 0 e arrivo al punto x più h y, d'accordo? E poi devo fare la differenza. Se sono un po' furbo, ci sono tanti modi di scegliere questa curva, no? Però se sono un po' furbo, secondo me che curva gli vado a prendere? Infatti fino a xy utilizzo questa curva e poi dopo per andare a xy, a x più hy, mi muovo lungo un segmento. Questa è la cosa, il cammino più conveniente da fare, d'accordo? Qui è l'equazione di questa curva, ragazzi, chiamiamola questa, per esempio, sì, a t appartenente a 0 a associa x più p. Questa è l'equazione della curva, del segmento, della curva che ha preso sostegno il segmento di estremi x y, x più a y. Però ragazzi, cosa devo fare? C'è una curva gamma e c'ho questa curva, devo concatenarle. Abbiamo visto ieri come si fa questi passaggi, io lo ripetiamo oggi. Devo capire come si concatenano le due curve, ma non ci interessa di concatenare. Cosa faccio? Quando mi calcolo f di x più hy, cosa sarà? L'integrale di omega lungo la curva che arriva qui e poi proseguo fino a qui, d'accordo? Quando mi calcolo f di xy, che è l'integrale su omega lungo la curva gamma, quando faccio la differenza in virtù delle proprietà dell'integrale di una forma differenziale che abbiamo visto ieri, cosa resta? Soltanto l'integrale su questa curva psi. Li trovate? Provate a fare questa differenza in virtù delle proprietà dell'integrale di una forma differenziale che abbiamo visto ieri. Quindi questo è il limite per h che tende a 0 l'integrale di omega su psi
per 1 su h. Chiaro? Adesso fare l'integrale su questo segmento, sulla curva, la curva in cui sostegno questo segmento. Questo è uguale. Prima c'è scritto il limite per h che tende a 0 di 1 su h integrale tra 0 ed h. Devo fare allora, come si calcola l'integrale di una forma differenziale lungo una curva? Il primo coefficiente è calcolato sulla curva. Il primo coefficiente chi è? È a x più t di y. Per avere il primo coefficiente della prima componente della curva, chi è la prima componente della curva? X più t, la derivata rispetto a t è 1. Lo stesso si ricorda più il secondo coefficiente calcolato sulla curva, b di x più t di y, per la derivata della seconda componente della curva rispetto a t. La seconda componente è costante rispetto a t e y, la derivata fa 0. Per 0 quindi questo sparisce, d'accordo? Quindi resta il limite per h che tende a 0 di 1 su h integrale tra 0 ed h di a di x su t di y in negativo. A questo punto applichi il teorema della media. Cosa dice il teorema della media? Se una funzione continua sull'intervallo AB, l'integrale di AB tra AB di questa funzione chiamiamola G, questa funzione G, diviso per l'ampiezza dell'intervallo, a che cosa è uguale? Esiste un punto xi compreso tra, non sappiamo che è il punto, sappiamo che esiste però un punto xi compreso tra i b, tale che questa quantità è uguale alla g calcolata nel punto xi, d'accordo? Qua possiamo dire questo è uguale, esiste un punto xi che dipende da h, perché l'intervallo dipende da h, che appartiene all'intervallo 0 h, tale che questa è uguale al limite per h che tende a 0 di a di x più si h di y viene per h che tende a 0, d'accordo? Per il teorema della media adesso, quando h tende a 0, per il teorema dei carabinieri, xi h chi tende? A 0, perché xi h si trova schiacciato da 0 ed h. Quando h tende a 0, xi h per il teorema dei carabinieri tende a 0. Quindi xi h tende a 0, x più xi h tende a x, x più xi h y tende a x y. A è continua, perché no? Per ipotesi la nostra forma differenziale continuo, quindi questo è uguale alla di x. Abbiamo fatto un'infinità di fattori di linea per h che tende a 0 più, che è considerato h maggiore di 0. Similmente si prova che il limite per h che tende a 0 meno di f di x più hy meno f xy fratto h è uguale ad xy. Quindi cosa abbiamo dimostrato? Conclusione che la derivata di f rispetto a x del punto xy è uguale ad xy. In modo analogo si dimostra che la derivata di f rispetto a y del punto xy uguale a b xy, però x e y appartenenti ad a. Quindi abbiamo fatto vedere effettivamente che la derivata di f rispetto a x è uguale al primo coefficiente della forma differenziale, la derivata di f rispetto a y ci dà il secondo coefficiente della forma differenziale.
ci resta provare che f è differenziabile. Ma come sono a e b? Per ipotesi omega è continua, d'accordo? Quindi a e b sono funzioni continue. Questo fatto ci dice quindi che f è una funzione di classe c1, perché le reali parziali sono continue. Allora, se una funzione di classe c1 è differenziabile, e quindi f è differenziabile. D'accordo? Così abbiamo completato. D'accordo? Posso cancellare? Questo abbiamo visto che le forme differenziali esatte giocano un ruolo importante all'interno delle forme differenziali. D'accordo? Vogliamo vedere se troviamo un metodo operativo per individuare subito una forma differenziale esatta, cioè individuare una forma differenziale. Se riusciamo a trovare un metodo semplice per capire se questo è esatto oppure no. Andiamo alla seconda definizione. Ragazzi, l'unica cosa, la prossima dimostrazione del teorema precedente, la connessione, l'ipotesi di connessione è intervenuta soltanto per dimostrare che 3 implica 1. È intervenuta. Allora, sia A l'indirizzo di R alla N aperto. Sia, fammi cos'è nella N aperto. Omega uguale sommatore qui uguale tra 1 ad n di A con i x con i una forma differenziale lineare su A di classe C1 omega si dice chiusa oppure l'altro modo equivalente di dire è il campo vettoriale a 1 a n è irrotazionale se la derivata di a con i rispetto a x con j del punto x uguale alla derivata di a con j rispetto a x con il punto x per ogni x appartenente ad a e per ogni i e j uguale 1
del coefficiente iesimo rispetto a x con j deve essere uguale, quando dovete scambiare, dovete fare la derivata del coefficiente j iesimo rispetto a x con i, i e i sono uguali qua, j e j sono uguali qua. Poi c'è per ogni j uguale 1 n, ovviamente deve essere diverso da j, perché per i uguale j è evidente questo. D'accordo? Se i coefficienti verificano questa proprietà, il campo si dice, la forma differenziale si dice chiusa. O un altro modo di dire, usando la terminologia fisica, il campo vettoriale a 1 a n si dice irrotazionale. Andiamo a vedere come si riscrive questa proprietà nel caso n uguale 2 e nel caso n uguale 3. N uguale 2, omega tra del tipo a x ricchio di x più g x ricchio di y, omega e chiusa, quella mia stima, faccio un solo caso, la grada di a rispetto a y del punto x ricchio deve essere uguale alla derivata di b rispetto a x però x di y appartenente ad a, perché io sono allora 1 e 2, il mio caso interessante di cui qua mette il coefficiente 1 e quindi viene a, qui deve mettere il coefficiente 2 e quindi viene y, deve scambiare qui, questa è la condizione di chiusura, d'accordo? N uguale 3, omega rispetto a di x più con z di x più b di x più con z di x più c di x più con z. Ragazzi, ricordiamo la definizione di rotore di un campo vettoriale. Se un campo vettoriale su R3 di componente A, B e C, chi è il rotore dove A e B e C sono funzioni di classe C1? Chi è il rotore del campo di componente A, B e C? Ricordate? Allora, diamo una formula non rigorosa, ma che ci aiuta a ricordarla. Scegliete sulla linea il campo A1, A2, A3. La prima linea mette la seconda sulla linea e mettete la derivata rispetto a x, la derivata rispetto a y, la derivata rispetto a z. Formalmente, immaginate questa sia una matrice, d'accordo? Immaginate di calcolare i determinanti dei minori con l'opportuno segno che voi conoscete, dove quando c'è la derivata rispetto a x per la 2, non è un prodotto, ma sta applicando la derivata 2 e la derivata rispetto a x con questa assunzione. Cosa viene fuori? Allora, cancellate formalmente, questa è formale, la prima colonna, ma fate i determinanti di quello che resta, con l'accortezza, quando viene la derivata, per il coefficiente non è un prodotto, ma è la sta applicando la campana della derivata del coefficiente, quindi la derivata rispetto a y di a3 meno la derivata rispetto a z di a2, primo coefficiente. Poi cancellate la seconda colonna, calcolatevi i determinanti di quello che resta mettendoci un segno moltiplicato per meno 1, meno la derivata rispetto a x di a con 3 più la derivata rispetto a z di a con 3. Poi cancellate l'ultima colonna, calcolate il determinante di quello che resta, la derivata rispetto a x di 2 meno la derivata rispetto a y di a 1. Ragazzi, il rotore di campo vettoriale a 1, a 2, a 3 è per definizione questo vettore, d'accordo? Quindi la definizione, se avete un campo vettoriale
su R3 coefficienti A1, A2, A3. Il rotore di questo campo è per definizione il vettore, e questo vettore. Questa qui è soltanto una formula mnemonica che vi aiuta a ricordare come ricavarsi questo, come scrivere. Ma questa è la definizione di rotore. D'accordo? Allora ragazzi, guardate un po'. Cosa vuol dire che la forma in R3 è chiusa? Deve essere la derivata di A3 rispetto alla seconda variabile, deve essere uguale alla derivata, scusate, la derivata della, del primo coefficiente rispetto alla seconda variabile, quindi la derivata, ho partito da qua, la derivata del, ah scusa ragazzi, ho scritto, invece di scrivere A1, A2, A3, ho messo AB, invece di scrivere AB, c'è scritto A1, A2, A3, diciamo così, A2, A3, d'accordo? Non chiamiamole ABC, chiamiamola A1, A2, A3, coefficiente, così lo chiamate così, per non cambiare questo. Questa deve essere la derivata del terzo coefficiente rispetto alla seconda variabile, deve essere uguale alla derivata del secondo coefficiente rispetto alla terza variabile. Quindi vuol dire che questa deve essere uguale a 0. Poi la derivata del terzo coefficiente rispetto alla prima variabile deve essere uguale alla derivata del primo coefficiente rispetto alla terza variabile, quindi vuol dire che questo è uguale a 0. La derivata del secondo coefficiente rispetto alla prima variabile deve essere uguale alla derivata del primo coefficiente rispetto alla seconda variabile, quindi vuol dire che questo è uguale a 0. Quindi dire in R3 che omega è chiusa, questo fa passare un rotore del campo vettore A1, A2, A3 è uguale al vettore per ogni x plus z. In base a questa proprietà, diciamo, il, la forma differenziale chiusa dice anche il rotazionale. Avete copiato? Perché abbiamo introdotto le forme differenziali chiuse? Posso lanciare ragazzi questo? Copiato? Questa definizione, perché vale il seguente risultato. Definizione. Siano A sviluppo di derivata N un aperto ed omega uguale sommatorio fisso uguale tra 1 ed n di a con i x con i una forma differenziale lineare su a di classe c1 esatto. Allora omega è chiusa. Le forme differenziali esatte di classe C1 sono chiuse. Cioè i campi conservativi di classe C1 sono irrotazionali. Come avete visto in fisica. La dimostrazione.
Allora, per ipotesi noi sappiamo che la nostra forma differenziale è esatta. Cosa vuol dire che è esatta? Che esiste omega è esatta, cioè che esiste una funzione di A in L differenziabile tale di la derivata di L rispetto a x uguale a x in A per ogni uguale 1. Queste sono le nostre ipotesi. La forma differenziale è esatta. Vogliamo far vedere che è chiusa. Queste cose lì. Calcoliamo la derivata di A con I rispetto a X con J. Al posto di A con I posso sostituire la derivata di F rispetto a X con I. Vedete? Perché la forma differenziale è esatta, quindi questa sarà qua. Alla derivata rispetto a x con j, e la derivata di f rispetto a x con i. Sono queste sostituzioni. Ragazzi, un'altra cosa, questa uguaglianza cosa ci dice? F è differenziabile, d'accordo? La data parziale di f rispetto a x con i sono uguali ad a con i. A con i sono di classe c con 1. D'accordo? Quindi, come la f? F ha derivate parziali di classe c con 1. Quindi la f è di classe c con 2. Essendo di classe c con 2, per il teorema di Schwarz posso scambiare l'ordine di derivazione. Quindi la stessa cosa sulla derivata rispetto a x con i, la derivata di f rispetto a x con i. Questo quindi f è di classe c con 2 di A. E questa conseguenza è il fatto che A con 1, che A è di classe c. Ma chi ha la derivata di f rispetto a x con j? In virtù di questa proprietà non è altro che a con j. Questo è vero per ogni x a parte ad a e per ogni y di j uguale a t. Questo è vero in a. Quindi la forma differenziale è esatta. È chiusa, scusate. D'accordo? Quindi le forme differenziali di classe C1 esatte sono chiuse. Ora già iniziamo a capire perché abbiamo introdotto la nozione di forma differenziale chiusa. Perché verificare se una forma differenziale esatta è un po' complicato. D'accordo? Mentre verificare se è chiusa è semplice, perché si tratta di fare delle derivate parziali. L'operazione di derivata parziale è un'operazione abbastanza semplice. Cosa ci dice questa proposizione? Ragazzi, posso cancellare questo? Ci sta dicendo che una forma differenziale esatta è chiusa. Non ci dice il contrario per adesso, eh? Il contrario del fatto non è vero, non lo può dire che non è vero il contrario. Quindi, qual è un modo di applicare questo risultato? Si può applicare per escludere che una forma differenziale sì, esatto. Cioè nel senso, mi prendete una forma differenziale di classe C1, d'accordo? Controllate se è chiusa. Se non è chiusa, sicuramente non è esatta. Perché se fosse esatta sarebbe chiusa, d'accordo? Quindi se non è chiusa potete dire che non è esatta. Se invece è chiusa, punto interrogativo. Poi vediamo cosa succede se è chiusa. Per adesso non potete dire niente. Che questo teorema l'implicazione solo che va esatta e implica chiuso, non è vero il contrario, d'accordo? Per
per capirci. La forma differenziale che abbiamo dato ieri, chi era? Y di x, y di y, d'accordo? Come definire questa forma differenziata? Chi è a con 1? Questa è a con 1 di x di y. E questa è a con 2 di x di y. Devo definire questa forma differenziale su R, R2. È di classe C1? Sì, classe C infinita. Allora, vediamo un po' cosa è chiusa. Devo fare la derivata di A con 1 rispetto alla seconda variabile, rispetto a Y. Quanto è la derivata di A con 1 rispetto a Y? Uguale a 1. Questo però poi fare la derivata di A con 2 rispetto a x. Quanto è la derivata di A con 2 rispetto a x? Meno y. Dunque la derivata di A con 1 rispetto a y, no? Qual è la derivata di A con 2 rispetto a x? No. D'accordo? Quindi la forma differenziale è chiusa? No. Implica omega non è chiusa. Allora possiamo subito dire che omega è esatta? No. Questo fatto implica che omega non è esatta, perché se fosse esatta sarebbe chiusa, d'accordo? Quindi appena la forma differenziale non è chiusa potete subito dire che non è esatta. Se non è chiusa da un'informazione ben precisa sull'esattezza. Facciamo un altro esempio. Considerate questa forma differenziale. Meno y fratto x quadro più y quadro più x fratto x quadro più y quadro. D'accordo? Dove definire questa forma differenziale? Punto r quadro meno origine. R meno l'origine, d'accordo? Ricordiamoci sempre attenti a questo fatto, quindi R quadro, ripeto, R quadro meno l'origine, che è importante. È di classe C1 questa? Sì. Ragazzi, per l'esercizio fate a caso, questo è A con 1 x, questo è avete la derivata di A con 1 rispetto a y è uguale alla derivata di a con 2 rispetto a x per ogni x e y appartenenti a r quadro. Quindi la vostra forma differenziale è chiusa, no? Questa forma differenziale è chiusa, cioè omega è chiusa. D'accordo? Fate l'esercizio questo a casa. Calcolate questo. Ma questa forma differenziale non risulta essere esatta, perché guardate.
Vediamo con phi la curva che t appartenente a 0, 2, phi greco associa con seno di t appartenente a n quadro. Quindi il sostegno di questa curva è la circonferenza, il centro origine della G1, percorsa, la stai percorrendo nel senso antorario. Calcoliamo l'integrale di omega su t. Questa è una curva chiusa di classe C1 e regolare a tratti. Questa è di classe C1. D'accordo? Calcoliamo l'integrale di omega su φ. C'è questo qua. L'integrale tra 0 e 2π. Cosa devo fare? Devo fare il primo coefficiente sulla curva, quindi viene meno seno di t sotto viene seno quadro, più cosa in quadro fa 1, d'accordo? Al posto di x devo sostituire coseno di t, al posto di y devo sostituire seno di t, quindi viene meno seno di t bravo, seno quadro, coseno quadro più seno quadro fa 1. Devo moltiplicarlo per la derivata della prima componente, la derivata del coseno è meno seno, quindi seno di più seno quadro di t più x coseno di t coseno quadro più seno quadro fa 1, devo derivarlo per la, devo moltiplicare per la derivata della seconda componente, la derivata del seno e il coseno, quindi è coseno quadro di t. Questo è uguale a 2 pi greco. D'accordo? Ragazzi, se fosse stata esatta la nostra forma differenziale, quando doveva valere questa integrale? Cosa abbiamo visto? Il teorema che abbiamo iniziato a dimostrare ieri, abbiamo finito oggi. Il punto 1 implica il punto 2, o meglio, 1 e 2 sono equivalenti, tutti equivalenti. Una forma differenziale esatta, l'integrale. Se abbiamo una forma differenziale esatta, l'integrale di omega sulle curve chiuse di classe C1 a tratti è 0. D'accordo? Quindi se la forma, in questa implicazione non serve neppure la connessione. Se la forma differenziale fosse stata esatta, questo integrale dovrebbe valere 0. Lo ha per il teorema precedente. Siccome è diverso da 0, questo fatto indica omega. Esatto. D'accordo? Come faremo a vedere, ci sono dei tanti esempi in cui invece lo vedremo, che se la forma se è chiusa, in alcuni casi può essere esatta. Quindi quando la forma differenziale, se voi avete la forma differenziale chiusa, per adesso non potete dire nulla. D'accordo? Perché il teorema va solo in un verso, dice la forma differenziale esatta è chiusa, per adesso non dice una forma differenziale chiusa esatta. Infatti c'è questo controesempio, questa è la forma differenziale chiusa ma non è esatta. Ragazzi, dove nasce il problema in questo esempio? Il problema nasce, come vedremo, che questa forma differenziale è definita in R quadro meno l'origine, cioè in sé definizione ha un buco. Allora, per dare una definizione precisa di insieme senza buchi, dobbiamo dare la seguente definizione. Definizione siano A incluso in R da N aperto connesso e fi di AB in A e psi di AB in A
due curve di classe C2 con sostegno in A. Phi e si, si, si dicono omotope in A se esiste una un'applicazione che a ST appartenente a 0,1 per abbi associo T di ST appartenente a di classe C2 tale che chi di 0t è uguale a p di t per ogni t appartenente ad a b, chi di 1t è uguale a psi di t per ogni t appartenente ad a b, chi di SA è uguale a T di SD per ogni S appartenente chi di SA è uguale a chi di SB per ogni S appartenente a 0,1 dice questa cosa, cercare di capire il significato, cosa ci sta dicendo questa definizione. Immaginate ragazzi che la funzione chi descriva una famiglia di curve, d'accordo? Per ogni istante s, fissato s, chi di t, chi di s come funzione della chi di st come funzione della t è una curva, d'accordo? Quindi chi descrive una famiglia di curve dove S è un parametro. Cosa sta dicendo la prima proprietà? Che all'istante 0 la prima curva coincide con la vostra curva φ. D'accordo? La seconda proprietà cosa ci dice? Che all'istante 1, all'istante finale, la vostra curva coincide con la curva psi. La terza cosa ci dice? Che ogni istante la vostra curva è chiusa. Quindi, questa è la curva chi? La curva chi? D'accordo? Questa è la curva sì. Avete una famiglia di curve, ogni istante all'intervallo 0,1 avete una curva. All'istante 0 la vostra curva coincide con chi? All'istante 1 la vostra curva coincide con psi. Tutte queste curve sono tutte chiuse e poi piano piano queste curve, quando S tra 0 ed 1, queste curve
si trasforma, questa curva trasforma la curva T nella curva passa sulla curva S. Quindi sarà è una trasformazione continua della curva Φ nella curva Ψ. D'accordo? La curva Φ si sta trasformando, la curva Φ si sta trasformando nella curva Ψ con certa continuità. Piano piano questa qua si sta riducendo su questa curva. Questo stiamo dicendo, si può ridurre. È chiaro? Cosa vuol dire che le due curve sono molto in A? E tutte queste curve, ragazzi, fate per attenzione, dovrà avere il sostegno in A. Le posso insieme A. Definizione. Sia un flusso IVA R alla N, un aperto connesso a sì, disce semplicemente connesso se ogni curva chiusa di classe C2 con sostegno in A è omotopa ad un punto di A grande. Ragazzi, cosa vuol dire l'insieme semplicemente connesso? Cosa vuol dire moralmente? Che l'insieme è tutto di un pezzo, vi ricordate? Questo vuol dire che connesso, di un solo pezzo insieme. Cosa vuol dire semplicemente connesso? Vuol dire che comunque voi prendete una curva chiusa contenuta in A con il suo segno di classe C2, potete ridurre questa curva con passaggi successivi e con continuità in un punto appartenente ad A, potete trasformarla in un punto, d'accordo? Vediamo dove queste cose possono funzionare e dove non possono funzionare. Per esempio, se mi metto se A è tutto il mio piano, le cose vanno bene, perché comunque prendo una curva, piano piano, posso, chiusa, la posso ridurre ad un punto, la posso restringere fino a arrivare con passaggi successivi. Però se invece metti in tutto il piano, mi metti una colonna circolare del piano, le cose non vanno più bene. Chi è la colonna circolare? Per esempio, mettere x più y appartenente alle quadre, x quadro più y quadro, la radice è più piccola di 2 più maggiore di 2. Questa è questa colonna circolare, qui vedo un bel buco qui, d'accordo? Qui le cose non vanno più bene. Perché non vanno bene? Perché non vanno bene quelle cose? Prendete una curva fatta così,
che circonda la circonferenza di centro di ragione. Potete restringere questa curva con passaggi successivi, ma certamente non potete restringerla più della circonferenza di centro di ragione. D'accordo? Più di questo non può andare. D'accordo? Quindi questo non è insieme semplicemente con questo. Un altro esempio. In R4, toglieteci un punto, per esempio, toglieteci l'origine. R quadro sbucato, meno l'origine. Questo non è un insieme semplicemente connesso, perché se prendete un cerchio, una curva chiusa, questa qui, la potete restringere, ma per arrivare a un punto dovreste restringerla nell'origine, ma l'origine non appartiene a vostro insieme. È chiaro, se prendete una curva qui state bene, e qui la potete restringere, la potete trasformare in un punto piano piano. Però se prendete una curva che circonda l'origine, l'unica possibilità per restringere è portarla nell'origine, ma l'origine non la fa. Quindi vedete che ragazzi, le corone circolari nel piano non sono insieme semplicemente connessi, sono connessi ma non sono insieme semplicemente connessi. R quadro meno un punto è un insieme connesso, ma non è semplicemente connesso. La situazione cambia in R3. In R3 cosa è l'equivalente della corona circolare? Le colonne sferiche, d'accordo? Prendete x, y, z appartenenti a R3 tale che, per esempio, la norma di x, y, z è più piccola di 2 e maggiore di 1. Per esempio, questa è l'equivalente della colonna circolare in R3, d'accordo? Questo insieme, non vi faccio il disegno perché non riesco a farlo, ma questo insieme, cosa avete? Avete la palla di centro origine e raggio 1, la togliete, avete la palla di centro origine e raggio 2, d'accordo? E ci togliete la palla di centro origine e raggio 1, e quello vi resta questa colonna sferica. Questo insieme è semplicemente connesso, perché immaginate, prendetevi una circonferenza che circonda la palla di centro origine e raggio 1, d'accordo? Volete portarla piano piano, trasformare in un punto. Quando state nel quadro, voi potete muovervi soltanto in due direzioni, quindi arrivato a un certo punto non potete più muovere. In R3 invece voi avete la terza direzione, voi vi stringete, però a questo punto non potete più muovervi nella direzione XY. Provate a salire e vi restringete, salite e vi restringete e potete portarla in un punto. D'accordo? Quindi le corone sferiche in R3 sono insieme semplicemente connessi. Per avere delle idee qualcosa che è semplicemente connesso, bisogna fare una cosa di questi devi immaginare, per esempio un cilindro in cui togliete un cilindro interno, d'accordo? Questo insieme non è semplicemente connesso, perché se prendete una curva che circonda questo cilindro, d'accordo? Voi vi restringete, ma non potete restringere più della sezione di questo cilindro. Ma se salite non cambia nulla, perché non avete una via di fuga. Mentre nel caso della corona sferica avete una via di fuga, in questo caso non c'è la via di fuga. Sempre più di questo potete restringere, questo non è semplicemente connesso. È chiaro l'idea di insieme semplicemente connesso? Da tutto questo, semplicemente con questo perché? Perché c'è questo teorema che oggi non dimostreremo, ma dimostreremo tra qualche settimana almeno in dimensione 2. E finiamo con questo. Proposizione. Sia A incluso in R della N aperto semplicemente connesso, siano A incluso in R della N aperto semplicemente connesso
ed omega una forma differenziale lineare di classe C1 su A chiusa. Allora omega è esatta. Cioè, se voi sapete il vostro insieme è semplicemente connesso e voi avete la vostra forma differenziale chiusa, allora è esatta. Perché nell'esempio precedente non si poteva applicare questo risultato? Non era vero, perché l'insieme non era semplicemente connesso, perché la forma differenziale meno x fratto x quadro più y quadro dx più y fratto x quadro più y quadro dy è definita, è chiusa, sì, ma è definita dove? Su R quadro meno origine. Quindi R quadro meno origine non è esatta. Non potete applicare questo risultato, non è esatto perché non potete applicare questo risultato. Però se invece di mettere in R quadro meno origine mi mettete in un insieme di R quadro semplicemente connesso, in un semipiano per esempio, che non contenga l'origine, allora là risulta essere esatto, in virtù di questo teorema. D'accordo? Quindi ripeto, se avete una forma differenziale di classe C1 chiusa e sapete che il vostro insieme è semplicemente connesso, allora è esatto. Nell'esercizio, più delle volte, gli insiemi sono semplicemente connessi. Allora voi vedete se è chiusa. Se è chiusa, la forma differenziale è esatta. E vi andate a calcolare la primitiva. Se non è chiusa, non è esatta, finisce il discorso. Ragazzi, ci vuole l'intervallo.